sei, Signore, alleluia, alleluia. Siamo qui davanti a te ancora, Signore, in quest'ora, alleluia, per ascoltare la tua voce, Signore, per eseguire i tuoi ordini, per fare la tua volontà qui in terra come lo fanno gli angeli in cielo. Alleluia, fai che lo stesso Spirito ci unisca e ci guida ancora questa sera finché tutto sia fatto, Signore, secondo il tuo compiacimento. Alleluia, italo alla massia, alleluia, alleluia, fai che il nostro canto, la nostra lode si possa unire alla lode, al coro degli angeli del cielo. Sì, Padre Santissimo, vogliamo fare tutto per la tua gloria e per la gloria di Gesù, ora e sempre in eterno. Amen. Alleluia. Allora, vogliamo leggere nell'Apocalisse capitolo 4. Dopo queste cose io vidi, ed ecco una porta aperta nel cielo, e la prima voce che avevo udito parlare con me come una tromba disse: sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire dopo queste.
e subito fui rapito in spirito, ed ecco un trono era posto nel cielo, e sul trono stava uno seduto. E colui che sedeva era nell'aspetto simile a una pietra di diaspro e di sardio, ed intorno al trono c'era un arcobaleno che rassomigliava a uno smeraldo, ed intorno al trono c'erano 24 troni, e sui troni vidi seduti 24 anziani vestiti di bianche vesti, e sul loro capo avevano delle corone d'oro. E dal trono procedevano lampi, tuoni e voci, e davanti al trono c'erano 7 lampade ardenti, che sono i 7 spiriti di Dio. E davanti al trono c'era come un mare di vetro, simile a cristallo, ed in mezzo al trono e attorno al trono c'erano 4 esseri viventi, pieni di occhi, davanti e di dietro. Il primo essere vivente era simile a un leone, il secondo essere vivente simile a un vitello, il terzo essere vivente aveva la faccia come un uomo, ed il quarto era simile a un'aquila. I 4 esseri viventi avevano ognuno 6 ali, e intorno e dentro erano pieni di occhi, e non cessavano mai né giorno né notte di dire: Santo, Santo, Santo è il Signore Dio l'Onnipotente, che era, che è e che ha da venire. Ed ogni volta che gli esseri viventi rendono gloria, onore e grazie a colui che siede sul trono e a colui che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono dicendo: Degno sei, o Signore, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà esistono e sono state create. Poi vidi nella mano destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con 7 sigilli, e vidi un angelo potente che proclamava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i suoi sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sottoterra, poteva aprire il libro e guardarlo. Io piangevo forte perché non era stato trovato nessuno degno di aprire e di leggere il libro e neppure di guardarlo. Allora uno degli anziani mi disse: non piangere. Ecco il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e sciogliere i suoi 7 sigilli. Poi vidi ritto in mezzo al trono e ai 4 esseri viventi e in mezzo agli anziani un agnello come ucciso, il quale aveva 7 corna e 7 occhi, che sono i 7 spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Egli venne e prese il libro dalla mano destra di colui che sedeva sul trono. E quando ebbe preso il libro, i 4 esseri viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi, e cantavano un nuovo cantico dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprire i sigilli, perché sei stato ucciso e con il tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneremo sulla terra. Alleluia. Niente, fin qui la lettura. Amen. Gloria al Signore. E ci hai fatti quindi re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneremo sulla terra. Alleluia. Guardate, e ci hai fatti re e sacerdoti e regneremo sulla terra. Vedete come il Signore ha preparato ogni cosa proprio per regnare sulla terra. Guarda, sembra magari si può dare poca importanza a questo particolare, ma guardate quanto invece è importante. Che dice: e ci ha fatti re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneremo sulla terra. Vedete che regnare sulla terra, cioè il millennio, è di grandissima importanza, e per regnare nel millennio bisogna, vedete,
essere preparati quello che il Signore sta facendo. Guardate, a non volere benedetto sia l'Altissimo, e ve lo dico in verità, come è vero che l'Eterno vive, neanche ci avevo pensato. Ma man mano che il Signore mi fa parlare, mi apre la mente e mi fa capire, vedici perché ti ho fatto trattare pure questo argomento. Guardate come sia i quattro esseri viventi, sia i 24 anziani pongono enfasi sul millennio. E regneremo sulla terra. Ora vedete, giustamente, vedete questo ammaestramento che il Signore ci sta dando, perché nel mondo c'è tanta confusione, perché ha tratto e continua a trarre in inganno molti di quelli che leggono la Bibbia o che studiano la Bibbia. Dice, ecco, vedi che parla, il Signore parla di regnare sulla terra. E ci pare che si regna per tutta l'eternità sulla terra. No, perché questi cieli e questa terra passeranno sfridendo. Quindi per la terra, dice, non è stato più trovato posto. Quindi quando dice e regneremo sulla terra, si riferisce esclusivamente al millennio. Vedete come il Signore ci ammaestra nelle cose profonde spirituali e anche nelle cose semplici familiari, proprio a livello familiare, di come i credenti devono imparare a vivere. Amen. Perché fratelli, se noi dobbiamo entrare nel millennio e non siamo capaci di gestire la nostra famiglia, che ci dovremo fare? Che ci farà vivere a fare il Signore nei mille anni? Non ha bisogno, insomma, a spazzatura il Signore la toglie. Ecco perché, vedete, ci sarà sempre, vedete, selezione, sopraselezione. Ma fratelli, è così, perché dovrà rimanere, come si dice, il fior fiore. Amen, gloria a Dio. Perché magari tanti sottovalutano, dice, sì, ma sto discorso stasera non tanto mi piace, io, perché che c'entro, il Signore si prepara queste cose, cose della nostra famiglia, ognuno, nella nostra famiglia possiamo fare quello che vogliamo, certo che puoi fare quello che vogliamo, però tu pensi che pure il mondo fa quello che vuole, ma quante di quelle del mondo entrano nel regno dei cieli? Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli. Insomma, lo metti che dici io devo preparare i miei e li devo preparare come a dover vivere in famiglia. Fratelli, e voi che pensate? Che il Signore non ci ammaestrerà pure e non ci insegnerà a vivere, a saper vivere, ad avere un comportamento esemplare anche tra marito e moglie? Ci avevate pensato mai? Io no, manco. Ma in questo momento, Signore, mi sta facendo venire i brividi. Benedetto sia l'Altissimo. Dice, perché se tu non sai vivere da marito e tu moglie non sai vivere da moglie, tu il regno del cielo lo puoi scordare. Un millennio non vede manco un binocolo. Certo, che dici tanto? Tuo millennio, mille anni, pazzo cancia e scancia chi femmine, no? I femmine, appena uno non mi piace ne piglio un altro, tanto campo mille anni, si sgarro piedi, non raggiunge manco, dice, il peccatore non raggiungerà manche 100 anni, dice, alleluia, gloria a Dio, dice, colui che non raggiungerà i 100 anni sarà considerato maledetto. Ci pensate, fratelli? Ecco, vedete, perché il Signore ci ammaestra. Perché se noi sbagliamo, veniamo meno nel millennio, ma anche i 100 anni si raggiungono. Alleluia. Ecco, e regneremo sulla terra. Perché vedete, la terra, pensate che i 24 anziani, i quattro esseri viventi, saranno tutt'uno con noi, qui sulla terra. Alleluia. Perché Gesù, vedete, alleluia, per esempio i 24, i 144.000 per esempio pure, oltre ai 24 anziani, i 144.000 non regneranno insieme a noi nel millennio con Gesù. Vedete quindi che il Signore sta preparando tutte le categorie che dovranno assolvere un compito ben preciso sulla terra,
per regnare con Lui, quindi con Gesù. Amen, gloria a Dio. Quindi ognuno di noi, ecco per questa preparazione così particolare, strana. Perché qualcuno può pensare, ma il Signore si interessa di queste cose? Fratelli, per chi deve vivere sulla terra e non entrare nel millennio e neanche nel regno dei cieli, queste cose non hanno importanza. Ma per chi deve vivere nel millennio e deve vivere nel regno dei cieli, queste cose sono di fondamentale importanza. Perché questi nostri corpi, da corpo corruttibile, rivestirà l'incorruttibilità. Quindi questi nostri corpi, con questi nostri corpi regneremo anche nei nuovi cieli e nella nuova terra per tutta l'eternità. Fratelli, e voi che pensate? Che per tutta l'eternità uno fa un spacco e l'assa? Che non saprà amministrare le cose? No, fratelli, ecco perché la grande selezione. Vedete perché molti cadono? Perché se non commettono cose chissà grandi agli occhi degli uomini, importantissimi, invece agli occhi di Dio sono importantissime, perché il vero credente deve essere modellato in ogni cosa. Grazie Gesù. Guardate, il Signore mi ha dato questo esempio, no? Mi state seguendo? Mi seguite? E allora? Mi ha dato un esempio bellissimo. Dici qual è? Ora ve lo spiego. Se voi doveste dipingere o fare una scultura di una persona, giusto? Dici, io non so né dipingere e manco so scolpire. Tu sì, signore. Allora, seguite attentamente. Supponete di essere a scuola e quindi o sapete o non sapete dipingere, o sapete o non sapete fare le sculture, il professore vi dice che lo dovete fare, perché tutti lo si deve fare, giusto? Lo dobbiamo fare, è giusto, o sappiamo fare o non lo sappiamo fare, è vero o non è vero? Oh. Allora, ognuno di noi si sforzerà in base a quello che può fare, che sa fare, è giusto? Fin qui ci siamo. Oh. Allora dice, ecco, ci dà come soggetto una persona. Nel dipingere o fare una scultura di una persona, noi lo facciamo come viene prima, ci cureremo delle parti soltanto le gambe, le braccia, la testa e basta? O per fare bene la cosa, noi cureremo anche i minimi particolari. Amen. Alleluia. Amen. Perché curando i minimi particolari, allora l'opera diventa perfetta. Perché uno dice, ma sì, io ho fatto una persona, ho dipinto una persona. Sì. Però ci facisti i ricchi che parlano chino dell'elefante. Un aso a proboscito pure dell'elefante, insomma, no, in particolare non è. I denti come a Dracula. No. Quindi uno che cosa fa? I particolari, il naso, gli occhi, le dita, su tutti questi particolari, uno che cosa fa affinché l'opera sia perfetta? Lei cura questi particolari, è vero o non è vero? Chi non cura quei particolari è un ronzone. Quindi la sua opera non è buona, non è valida, non vale niente. Dice, ma se io non ci riesco? Non ti preoccupare, perché il professore che ci ha detto di fare quelle cose sa se ti sei impegnato o non ti sei impegnata. Amen. Ecco, vedete, perché i particolari di come si vive in casa,
di come si spende, di come si cucina, di come si mangia, i rapporti uomo-donna, marito-moglie. Amen. Questi sono particolari che potrebbero sembrare. Dice sì, ma signore state. No! Perché nei nuovi cieli e nuova terra e nel millennio prima. Altro, questi sono particolari indispensabili. Perché quelli che nascono, perché nel millennio, fratelli, si nasce. O no? Se nasce o non si nasce un tuo millennio? Certo che se nasce. Ecco, quindi quelli che nascono devono ritrovarsi in un ambiente preparato. E in base a come si è preparati, i figli poi crescono. O no? Vedete, gloria a Dio. Quindi, e poiché molti di noi raggiungeremo anche i 1000 anni, per la gloria di Dio, allora, vedete, gli altri attingeranno da noi, dal nostro modo di parlare, dal nostro modo di vivere, di agire in ogni cosa. Amen, gloria a Dio. Alleluia. Ecco perché il Signore ci sta preparando, gloria a Dio. E poi, vedete, anche nel millennio ci sarà un'altra selezione per entrare nei nuovi cieli e nuova terra. Perché, vedete, quando Satana dice sarà sciolto, allora gli uomini si volteranno nuovamente contro i santi del Signore. Ma il Signore farà scendere fuoco dal cielo. Alleluia. Vedete, quindi poteva sembrare, fratelli, quasi quasi, no, diciamo questo no, ma quasi quasi me ne sarei andato magari a casa, ma signore, sì, hai parlato di questo, ma quanti l'hanno capito? Signore, io capia, ma Laura, che ne seccio? Sapete, perché a me interessa che voi capiate, comprendiate quello che il Signore dice. Alleluia. Perché altrimenti io me ne vado a casa demoralizzato. Alleluia. Non è che io sono messo qui tanto per recitare, per fare l'attore. Alleluia. Perché l'attore sono tutti teatri. Quindi io sono qui per fare la volontà di Dio e per imparare dal Signore e insegnare anche a voi. Come si vede? Quindi il Signore, vedete, ci sta ammaestrando in ogni cosa. Questa sera, vedete, nello spendere, come si spende, gloria a Dio. Qualche giorno ci parlerà pure di come si vive in casa fra marito e moglie, moglie e marito, figli e genitori. Perché anche in questo dobbiamo essere preparati alla perfezione. Altrimenti il regno dei cieli. Nine. Amen, gloria a Dio, alleluia. Quindi, allora, vedete, quindi il Signore, vedete, il motivo per cui, ce l'ha detto chiaro, perché, e guardate, neanche a farla apposta mi ha fatto fermare il Signore proprio qui. Allora dice, poi vedi ritto in mezzo al trono e i 4 esseri viventi e in mezzo agli anziani un agnello come ucciso, il quale aveva 7 corna e 7 occhi, che sono i 7 spiriti di Dio mandati per tutta la terra. E gli venne, prese il libro della mano destra di colui che sedeva sul trono, e quando ebbe preso il libro, i 4 esseri viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi, e cantavano un nuovo cantico dicendo: tu sei degno, alleluia, di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato ucciso e con il tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ci hai fatti re e sacerdoti. Vedete, e ci hai fatti re e sacerdoti. Re se nasci, sacerdote se nasci. Ci siete arrivati? Re si diventa, sacerdote si diventa, grazie a colui che ci ammaestra. E ci hai fatti re e sacerdoti, alleluia, e ci hai comprati a Dio, guardate, ed è importantissimo, e ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Attenzione, dice, no, ma noi non c'entriamo, no, non è per noi, quello è per gli israeliti. No, ci ha comprati da ogni popolo, nazione, tribù e lingua.
Alleluia. E ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio e regneremo sulla terra. Vedete qual è il fine? E regneremo sulla terra. E se regneremo bene sulla terra, perché vedete come il Signore ci ha spiegato, mi pare qualche altra volta, il millennio è poi l'anticamera dei nuovi cieli e della nuova terra, dove noi veniamo quindi preparati. Quindi, in poche parole, guardate, il millennio ci servirà per imparare, cioè faremo tirocinio insieme a Gesù in modo tale di essere preparati, pronti per entrare nei nuovi cieli e nella nuova terra, cioè nel regno dei cieli per tutta l'eternità. Quindi il millennio serve come preparazione. E allora, quindi alleluia, quindi guardate, noi possiamo, allora il Signore mi ha dato da capire questo, perché il Signore ha diviso in tre fasi questa preparazione. Cioè, prima fase, sacrificio di Cristo, quindi nascita, sacrificio di Cristo, predicazione dell'Evangelo, allora, la prima fase. Seconda fase, preparazione per il millennio. Amen. Terza fase, millennio per il regno dei cieli. Amen. Vedete, infatti con il tuo sangue ci hai comprati da ogni tribù, lingua, nazione. Amen. E ci hai fatti re, sacerdoti per il nostro Dio. È vero, vedete, gloria al Signore. Alleluia. Quindi, e il Signore, vedete, sta alternando, vedete, questi insegnamenti che sono meravigliosi. Sono fratelli, io non ho parole per ringraziare Dio, perché veramente ci sta ammaestrando dalla A alla Z, dice, io sono l'alfa e l'omega. Gloria a Dio, ci sta ammaestrando dall'alfa all'omega. Che è appunto l'alfabeto greco, amen. Gloria a Dio. E allora è proprio quello che il Signore, vedete, oltre a questo, vedete, lui che cosa fa? Ci prepara, ci spiega, e nello stesso tempo, in modo tale che noi possiamo avere ora la giusta visione di chi è Gesù, di chi è il Padre e l'opera dello Spirito Santo, il Signore entra con i suoi insegnamenti in ammaestramenti profondi. Alleluia. Amen. Cosa ci ha spiegato la volta scorsa? Che fu stata domenica forse scorsa, quando il Signore ha parlato, ha detto che anche Dio ha un corpo e lo Spirito Santo, e dice come se fosse la nostra anima, noi abbiamo l'anima e lui ha lo Spirito. Guardate, gloria a Dio, come il Signore, appunto, questo, ecco perché mi ha fatto leggere sia l'uno che l'altro, perché anche il capitolo 4, che non è stato ancora sfiorato, alleluia, il Signore me l'ha fatto leggere perché è importantissimo, alleluia, per consolidare la nostra fede e la nostra conoscenza nelle cose profonde che lui ci spiega. Perché dice, dopo queste cose, nel capitolo 4, no? Dopo queste cose io vidi ed ecco una porta aperta nel cielo. Giovanni dice, dopo queste cose io vidi ed ecco una porta aperta nel cielo. E la prima voce che avevo udito parlare con me come una tromba disse, sali quassù e ti mostrerò le cose che devono avvenire dopo queste. Quindi la prima voce che avevo udito parlare come una tromba, chi era la prima voce che aveva parlato come una tromba a Giovanni? Era Gesù, che gli aveva detto, scrivi le cose che vedi e mando alle sette chiese dell'Asia. Amen. Dice, e la sua voce era come una tromba, sono di una tromba. Quindi Giovanni, quindi è stato lo stesso Gesù che gli ha detto a Giovanni. Quindi lui vide una porta, e questa porta, guardate, era l'accesso alla presenza di Dio. Amen. Dove si trova il trono di Dio. E gli disse, vieni
Allora, ecco, vedi, una porta aperta nel cielo, e la prima voce che avevo udito parlare con me, come una tromba, disse: sali quassù, vedi, sali quassù, e ti mostrerò le cose che devono avvenire dopo queste. E subito fui rapito in spirito, ed ecco un trono era posto nel cielo, e sul trono stava uno seduto. E sul trono stava uno seduto. Chi era questo uno seduto sul trono? Alleluia. Benedetto sia l'Altissimo. E colui che sedeva, dice, sul trono, era simile nell'aspetto, alleluia, a una pietra di diaspro, di sardio. Intorno al trono c'era un arcobaleno che assomigliava a uno smeraldo, e intorno al trono c'erano 24 troni, e sui troni vidi seduti 24 anziani vestiti di bianche vesti, e sul loro capo avevano delle corone d'oro, e dal trono procedevano lampi, tuoni e voci, e davanti al trono c'erano 7 lampade ardenti che sono i 7 spiriti di Dio. Alleluia. Vedete come il Signore questa sera riconferma e spiega, vedete, Giovanni quindi è stato rapito in spirito, perché se lui fosse stato rapito anche con il corpo, anche se lavato e purificato col sangue di Cristo, non avrebbe potuto resistere il suo corpo davanti alla santità di Dio. Quindi è stato rapito in spirito, perché lo spirito è immortale. Allora, amen? Quindi lui è stato rapito in spirito, entrò per quella porta aperta che vide, e vide questo trono. Sul trono, alleluia, era posto, dice, nel cielo un trono, e sul trono stava uno seduto. Uno seduto. Perché, gloria a Dio, ecco, è stato anche rapito in spirito? Perché appunto con gli occhi materiali lui non avrebbe potuto vedere il corpo spirituale di Dio. Perché i nostri occhi sono limitatissimi. Grazie Gesù anche per questo. Sia glorificato Dio. Allora, vi porto questo esempio. Questo mi ha dato il Signore sull'istante, altrimenti mi sarei fermato come una macchina con una vecchia benzina. Allora, noi con i nostri occhi, così, pure che abbiamo l'occhiale come l'ho io, no, riusciamo a vedere i microbi, i batteri? Sì o no? No. Perché i nostri occhi sono limitati a una certa materia, diciamo, non infinitesimale, ma a della materia di una certa consistenza e quantità. Amen. Oh, allora, ora, per poter vedere le cose spirituali, neanche i microscopi materiali sono sufficienti per poter vedere le cose spirituali, vedere il Dio. Allora, vedete, il Dio lo ha rapito in spirito, alleluia. E ecco, ora lui in spirito ha potuto vedere questo corpo celeste, questo corpo spirituale di Dio che era seduto sul trono. Allora, vedete che l'aveva un corpo? Oh? Senti, come può dire che c'era seduto uno? È giusto o no? Dice, scusa, ma tu trovi che vedi? Dice, se Dio è spirito, come fai tu a dire che hai visto a uno seduto? Se Dio è spirito, avanti. C'è un problema, mettiamone d'accordo. Riflettiamo una picca. Un po', no? Quindi vedete, gloria a Dio, che allora Giovanni, rapito in spirito, può vedere ora il corpo di Dio. Alleluia. Vide uno. Alleluia. Uno seduto.
Alleluia. E guardate costui che era seduto, alleluia, intorno, dice, al trono c'erano 24 troni, e sui troni vidi seduti 24 anziani vestiti di bianche vesti, e sul loro capo avevano delle corone d'oro, e dal trono procedevano lampi, tuoni, voci. Alleluia. Quindi non si poteva resistere, eppure il Dio ha permesso che lui potesse vedere e udire, alleluia. E davanti al trono c'erano sette lampade ardenti, che sono i sette spiriti di Dio. Vedete quindi che lo spirito di Dio non può essere fatto vedere a livello materiale. Guardate, il corpo di Dio Giovanni lo ha visto, che era simile a quello di un uomo. Lo spirito di Dio non l'ha potuto vedere, perché non è una persona. Alleluia. Quindi ha visto queste lampade ardenti e quel famoso candelabro. Amen, gloria a Dio. Che sono, dice, i sette spiriti di Dio. Alleluia. E quindi Giovanni, dopo che vede questo, ecco perché mi ha fatto leggere anche il capitolo 5, e vidi, dice, poi vidi nella mano destra di colui, guardate, e vidi nella mano destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con sette sigilli. Fratelli, e vidi nella mano destra, quindi era un uomo, sì o no? Era un coppo? Perché se aveva mano destra, doveva avere pure la mano sinistra. Amen, gloria a Dio. Vedete come, ecco ora, con gli occhi dello Spirito, Giovanni riesce a vedere il Dio, il corpo di Dio, però sempre in una, perché Dio si è, ha permesso, lui, perché tutto nel piano di Dio, perché nessuno può vedere Dio e vivere. Allora, qui Giovanni non dice, infatti, non so se è stato col corpo, senza il corpo, non lo so, Dio lo sa, come dice Paolo, che è stato rapito fino al terzo cielo. Vedete, lui no, nello spirito, perché ora lui doveva vedere con gli occhi dello spirito e i corpi spirituali, perché altrimenti lui non avrebbe potuto vedere neanche 24 anziani, non avrebbe potuto vedere neanche le quattro creature. Vedete, se lui non fosse stato rapito in spirito, non avrebbe potuto vedere quindi né le quattro creature, né, perché erano serafini, alleluia, non avrebbe potuto vedere i 24 anziani, non avrebbe potuto vedere il trono di Dio. Magari il trono l'avrebbe potuto vedere, ma non avrebbe potuto vedere colui che siede sul trono. Amen, gloria a Dio, alleluia. Vedete quindi che è un essere, alleluia, che ha un corpo. Creiamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, alleluia. Allora che faceva? Vedete? A nostra immagine e somiglianza, quindi ci ha creato, infatti, con la testa, con le braccia, con le gambe, i piedi, è tutto. Allora, e quindi dice, poi vidi nella mano destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori con sette sigilli, e vidi un angelo potente che proclamava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i suoi sigilli? Quindi guardate, ma quale grande onore, Dio dice, ecco, ma perché si è rivelato forse a qualcuno? Oh, a Mosè stesso, a essere Mosè, mi insiste, dice, fammi vedere la tua gloria. Alleluia. Il Signore qui ci sta spiegando chi è Lui, come Lui. Vedete, io, Dio, vostro Padre, sono come voi. Ho un corpo, ho delle mani, ho dei piedi, ho una bocca che parla. Alleluia. Ho degli occhi che vedono. Alleluia. Italama, scitalama, sì, alleluia. Benedetto sia l'Altissimo. Ecco chi è il nostro Dio. Alleluia. Non è un idolo che ha piedi e non camminano, ha mani non toccano, occhi non vedono, bocche non parlano. No, il nostro è un Dio vivente, perché questa sera sono le mie labbra che pronunciano, ma sono le sue parole, è la sua voce. Aramata kenda la massia. Alleluia. Alleluia.
che questa sera, mentre a Giovanni gli ha dato da vedere, questa sera il Signore mi sta dando da parlare. Perché scrivi queste cose e mandalo alle sette chiese? Perché le ha fatte scrivere? Perché un giorno dovranno essere spiegate, rese note. Alleluia. Benedetto sia l'Altissimo. Alleluia. E vidi un angelo potente che proclamava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i suoi sigilli? Ma nessuno, né in cielo né sulla terra né sottoterra, poteva aprire il libro e guardarlo. Io piangevo forte perché non era stato trovato nessuno degno di aprire e di leggere il libro e neppure di guardarlo. Guardate, alleluia, gloria al suo santissimo nome. Come il Signore, mi pare stato domenica scorsa, ha accennato questo. Non mi ricordo se me l'ha fatto leggere, non mi ricordo, no? Non mi ricordo, non ha importanza. Me l'ha fatto accennare. Come effettivamente lo Spirito Santo, vedete come il Signore sta collegando quelle cose con altre nuove di questa sera, vedete come il Signore spiega sempre e poi unisce, cioè aggiunge altri elementi nuovi, altre cose nuove. Quindi praticamente se lo Spirito Santo fosse stata una persona come Cristo, alleluia, e allora, vedete, no, sette lampade ardenti che sono i sette spiriti di Dio. Quindi le sette lampade ardenti che sono i sette spiriti di Dio, vedete, non si sono alzate lampade, non ci fa niente, perché quando si parla in diretta così non è che voi hai scritto cose come i capi di Stato che ci sono tutto mondo, come i grandi religiosi che hanno tutto scritto, da, magari che hanno scianutare, dice: dunque, allora a caccia e punto c'entro scianuto, allora tutti ci battono i mani. Alleluia. Parlare, quindi parlo siciliano, parlo in dialetto, ho andato, sono mangiato, insomma, esagerare, no? Ma può succedere quello che sta. Alleluia. Allora, quindi vedete, il Signore sia glorificato e il suo santissimo nome, appunto, sta spiegando queste cose, appunto, perché noi possiamo ora conoscere la verità. Quindi lo Spirito di Dio, ecco, sette lampade che sono i sette spiriti di Dio, cioè la pienezza dello Spirito di Dio, questo vuol dire, invece vuol dire la pienezza dello Spirito, perché se avesse detto, guardate, se avesse detto lo Spirito di Dio, dice: ma aspetta, onde è sto Spirito di Dio, visto che non ha un corpo come ce l'ha colui che siede sul trono, no? Giovanni dice: ma lui doveva vedere qualcosa. Allora, poiché lo Spirito Santo non è una persona fisica come lo è Gesù e come lo è anche Dio Padre, che lo Spirito è come la nostra anima che c'è dentro di noi, lo Spirito Santo è quello che c'è dentro il Padre e dentro il Figlio. Alleluia. Amen. E allora lui vide queste sette lampade. Ripeto questo perché? Perché altrimenti, fratelli, quando noi, vedete, entreremo, non dico un millennio, nel millennio, ma nel regno dei cieli, uno si aspetta, dice: aspetta, Gesù è qua. E lo Spirito Santo dov'è? Perché da tanto tempo sulla terra ho cercato, ho voluto vedere lo Spirito Santo. E uno non trova. Resta. No, rimane. Guarda lo Spirito Santo. Ma mi hanno insegnato sulla terra che lo Spirito Santo è la terza persona. È un'onesta terza persona. Benedetto sia l'Altissimo. Amen. Vidi sette lampade ardenti che sono sette spiriti di Dio. Alleluia. Io piangevo forte perché non era stato trovato nessuno. E ripeto, vedete, come il Signore mi sembra, appunto, che me l'ha fatto dire la volta scorsa, domenica scorsa, se lo Spirito Santo fosse stato una persona, si sarebbe fatto avanti la persona dello Spirito Santo per prendere il libro e scioglierne i sette sigilli. O no?
Oppure lo Spirito Santo è talmente inferiore a Gesù che non è neanche degno di prendere il libro e sciogliere i sette sigilli. Fratelli, che bestemmia sarebbe, benedetto sia l'Altissimo. Ci pensate, come il Signore dice che chi avrà parlato male del figlio dell'uomo, cioè di Gesù Cristo, può essere perdonato, ma chi parla male dello Spirito Santo non può essere perdonato né in questo mondo né nel mondo a venire. E quindi lo Spirito Santo, se fosse stata una persona, non si sarebbe fatto avanti per prendere il libro e sciogliere i sette sigilli? Alleluia. Io piangevo forte, perché non era stato trovato nessuno degno. Allora uno degli anziani mi disse, non piangere. Ecco il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e sciogliere i suoi sette sigilli. Ecco, vedete, la radice, il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e sciogliere i suoi sette sigilli. Cioè, la radice di Davide è Gesù, che non è la progenie di Davide, ma è la radice di Davide, cioè colui, come il Signore ha fatto spiegare una volta, praticamente le radici stanno alla base dell'albero. Amen. Seguitemi attentamente. Se si taglia il tronco e le radici sono verdi, se le radici e le radici sono viventi, allora quell'albero rigermoglia. Ma se un albero, anche se secolare, in pieno vigore, viene privato delle radici, quell'albero muore. Quindi, alleluia, non piangere. Ecco il leone della tribù di Giuda, la radice degli alberi, cioè quello che è stato prima, che è alla base dell'esistenza di Davide. Colui che ha mantenuto, che ha portato alla vita e ha mantenuto Davide. Guardate, in questo momento il Signore mi ha dato, ecco, un altro esempio per farmi capire. State attenti? E allora, seguite attentamente. Se noi prendiamo un seme, se prendiamo un seme lo mettiamo giustamente sottoterra, no? Che nasce prima? Una zucchina, un seme di zucchina. Che nasce prima? La pianta di zucchina? Oppure, cioè, dal seme, chi spunta prima? Che cosa spunta per il primo? La pianta della zucchina? Eh? Non spunta piantina, spunta radice prima. Perché il seme, se ci fate caso, fa un spuntone, quel chiodino. La radice viene prima, quella lì. E dopo che quel chiodino penetra nella terra, allora incomincia il seme a schiudersi. Quindi se non ha le radici, lo seme sicca, muore. Come la stessa cosa, seguite attentamente, come la stessa cosa, per esempio, perché qualcuno può dire, sì, ma ci sono le piante che vengono fatte per talea, no? Ma anche le piante per talea, allora, se quel ramo, seguite attenzione, se quel ramo, cioè quella talea, quel ramo, mette le radici, allora germoglia. Se non mette le radici, si secca. Quindi vedete che alla base è la radice. Aradamascita la massia. Quindi Gesù è la radice di Davide.
Davide è venuto, è germogliato perché c'era questo seme, c'era la radice della pianta. Alleluia. Amen. Allora uno degli anziani mi disse, non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide ha vinto per aprire il libro e sciogliere i suoi 7 sigilli, che poi effettivamente, diciamo, Gesù è venuto da ma Gesù già era prima che il mondo fosse, dici, io sono. Alleluia. E allora, poi ha vinto, dice, per aprire, per prendere il libro e sciogliere i 7 sigilli. Poi vidi ritto in mezzo al trono e a 4 esseri viventi in mezzo agli anziani un agnello come ucciso, il quale aveva 7 corna e 7 occhi, che sono i 7 spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Vedete perché? Guardate come, ecco, il Signore, anche questa una novità che il Signore mi ha dato. Permettete, no? E allora, che praticamente Giovanni ha visto un agnello come ucciso, che aveva, dice, 7 occhi, 7 corna e 7 occhi, che sono i 7 spiriti di Dio. Vedete, come le 7 lampade, che sono i 7 spiriti di Dio. Quindi le 7 lampade ardenti che erano davanti al trono di Dio, che era lo Spirito di Dio, ora noi vediamo che anche le 7 corna e i 7 occhi sono i 7 spiriti di Dio. Alleluia. Perché questo? Ecco, guardate come si collega, perché? Perché le sue radici sono eterne, sono divine. La radice di Davide, che aveva i 7 occhi, i 7 corna e 7 occhi, per dire, vedete, c'è la stessa natura di Dio. Anche il figlio è della stessa natura di Dio. Però il padre è il padre, seduto sul trono. Il figlio che va e prende questo libro. Lo Spirito Santo, vedete, non si vede. È sempre, ha sempre una figura simbolica. Alleluia. Amen. Perché è veramente lo Spirito di Dio, alleluia, che, come la nostra anima, mi esprimo così, ma chi mi vuol capire mi capisce. Amen. Ecco, quindi, mentre il corpo è visibile, l'anima, lo spirito sono invisibili. Non si possono, alleluia, gloria a Dio. Amen. Gloria all'Altissimo. Ecco perché Giovanni vide all'Eterno sul trono e poi 7 lampade ardenti. Qui Gesù, l'agnello con 7 corna e 7 occhi, che sono sempre 7 spiriti di Dio. Perché, ripeto, sono tutte e due della stessa natura. Attenzione, non la stessa persona! Perché il Padre è il Padre, è il Figlio che va a prendere il libro nelle mani del Padre. Amen? Quindi noi, che altrimenti, come alcuni vogliono sempre dare da intendere, e voi immaginate me, no? Che allora dico, ecco, nessuno è degno di prendere questo libro che hai di cantici nella mia mano destra. Amen? Allora poi improvvisamente dico, ecco, nessuno è degno, io prendo la mia mano sinistra e prendo il libro, nessuno è degno, e sogno sempre io. Dici, fratello, ma come fai a ridere? Alleluia. Amen. Quindi allora, il Padre, ecco, che ha un corpo simile a quello del Figlio, creiamo l'uomo a nostra immagine, noi che abbiamo la stessa immagine e somiglianza di Dio e di Gesù Cristo, noi che possediamo, abbiamo dentro di noi l'anima, lo spirito, il Padre, anche lui lo spirito, e lo stesso spirito che ha il Padre ce l'ha il Figlio, l'agnello che ha 7 corna e 7 occhi. E Dio ci benedica. Alleluia. Anche noi, Padre nostro, questa sera possiamo dire, siamo stati nella casa del Padre. Siamo stati alla sua presenza, abbiamo udito la voce del suo spirito. Alleluia.
e ci ha fatto conoscere la sua natura, la natura del Figlio, che è anche nostro Padre. Alleluia, gloria al tuo nome. Signore, dove potremmo andare per attingere, Signore, queste verità? Veramente tu solo hai parole di vita eterna. Alleluia. Sì, oh Signore, perché le tue parole, Signore, servono per la vita eterna. Infatti questa preparazione, Signore, non è per una vita soltanto terrena, ma questi ammaestramenti, questi esempi, sono in vista del Regno dei Cieli. E questa sera ti vogliamo ringraziare, perché anche gli angeli hanno ascoltato. Sì, chiamata mascita la massia, alleluia. E loro all'udire queste cose hanno detto in coro, amen, amen, credimi sì, alleluia, 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 gloria al tuo nome. Sia fatta la tua volontà qui in terra come nel cielo. Alleluia, alleluia, alleluia. E come fare la tua volontà qui in terra come nel cielo, se nessuno ci parla del cielo, se nessuno ci spiega le cose del cielo. Alleluia. Saresti un padre senza bocca, saresti un padre senza occhi. Arremi sia la madre. Saresti un padre senza cuore. Ma tu, Signore, sei tutto per noi, sei la nostra vita. E questa sera noi, di pari sentimento, tutti insieme, in coro ti vogliamo dire grazie e dire, unirci insieme ai 24 anziani, ai quattro esseri viventi, dire santo, 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 sei Dio onnipotente, Messia, alleluia, a te la lode, l'onore, la gloria, il ringraziamento e la benedizione, e a Gesù benedetto con te in eterno, amen, alleluia, amen, amen, alleluia. Grazie Signore, alleluia, alleluia, certo, se anche se non conoscessimo, Signore, una città terrena, come potremmo visitarla, come potremmo camminare per essa, alleluia, gloria al tuo nome, alleluia, certo, ci informeremmo, Signore, per conoscere le vie, Signore, i luoghi, alleluia, che da visitare, alleluia, gloria al tuo nome. Sì, oh Signore, tu ci stai facendo conoscere la santa città, il regno dei cieli, piano piano, alleluia, il millennio. Oh Signore, quale grande onore, alleluia, veramente, Signore, siamo, Signore, felici, siamo contenti, Signore, siamo soddisfatti di tutto, alleluia, dove ce ne andremmo? Tu solo hai parole di vita eterna, così ti preghiamo, continua a rimanere sempre con il tuo Santo Spirito dentro di noi, sì, oh Signore, alleluia, gloria al tuo nome, affinché qualunque cosa diciamo, qualunque cosa facciamo, la possiamo fare e dire secondo la tua verità, Signore, con la guida perfetta dello Spirito Santo, per la tua gloria e la gloria di Gesù, benedetti in eterno.
Amen, amen, amen.